tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il video della vigilia, cioè della notte di San Silvestro. Cioè della vigilia. Chi di... è San Silvestro? No, sì, oggi è San Silvestro, mamma. E quindi ci fa la vigilia di Capodanno. E quindi la notte il giorno, praticamente, che oggi è giorno dei 31 e poi il Capodanno. Quindi questo è un vlog che prende due giorni, sono i due giorni in cui siamo in vacanza. Sì, dove stiamo andando? A Rimini. È una città, mamma, Rimini. Ok, andiamo a vedere il concerto di Biagio. Nel frattempo siamo in pausa picnic nell'autogrill, nelle parti, dalle parti di dopo Pescara. Mamma ha fatto la pizza di carne, ovviamente. Mi sa che questo è il nostro pranzo di Capodanno. È il pranzo di Capodanno, perché ridi, certo. Già lo facciamo all'autogrill. E poi... perché sono pure ora anche di mangiare a quest'ora, eh. E poi... Vieni, amore. Ma amore, vieni a mangiare. Procedi in direzione nord-ovest verso E55. Ha parlato perché mi sono mossa. Io non voglio fare, io voglio letto. Che stavo a dire? Niente, basta, facciamo qua che c'è un po' di gente anche sta mangiando, come noi. Grazie. Prego. Alla randaccia. Ah, fanno tutti, c'è anche tanta gente qui che mangia la pizza di carne, no, mangia panini, noi la pizza di carne, ma faremo cena lì a Rimini. Ma per forza, appena decideremo anche noi. È tutto ciò per andare a vedere un cantante italiano, uno forse dei migliori. Non detto niente, il migliore. Forse. Il migliore. Il nostro Biagio Antonacci. Allora. Siamo arrivati a Rimini, siamo in quel di Rimini, papi, vero? Veloci! Di fronte abbiamo il palco, vero amore? Stiamo andando al concerto? Sì. Sei felice? Sì. Ok, fa leggermente freschino, si sente già la musica. Va bene, quindi noi andiamo a vedere, facciamo un mezzo giro perché il concerto inizia alle 22, però ci facciamo un mezzo giro qua, vediamo un po' la situation, com'è, che carine queste ville, e basta, ci vediamo. No, puoi fare la nuotatina qui, amore, perché che cos'è che vuoi fare la nuotatina nella fontana? Ma sei uno scherzando? È pulita, però non puoi fare, ti fa freddo. C'è una fontana con i cavalli. C'è una signora che grida. Vabbè. Prima c'era la musica. Andiamo? Allora, siamo sotto al palco, più o meno. Qui c'è un hotel 5 stelle, forse ci sarà Biagio. Non lo so, se soggiorna qua. Comunque. Grande fiducia. Andiamo a vedere, qui di fronte si esibirà. Trottola! Leon la padella! Papi, è una trottola! Una trottola? Vabbè, non vedi? Tu sei amore, vuoi andare su Babbo Natale pure? Ce la fai? È carino! Ah no, la renina! No, sto facendo il video, papi! Guarda, è carino questo posto! Che cos'è? Un ristorante! Dove sei? Ciao amore. È carino con la scritta 2024 questo albergo. Ma che bella Rimini. Il mondo non è fatto di gay e di etero, ma di creature. Raffaella Carrà. Thank you.
Ma bello. Siamo in un barrettino molto, molto carino. Video. No ragazzi, no, adesso l'ho fatto il video, pensavo avessi fatto il prima. Allora ripetiamo: limoncello, io mi mangio questo, grappa e di cuore al cioccolato, cartellata. Ragazzi, stiamo brindando qua, mandorle, tu le fatte? No, ripiene di cioccolato, cioè noi abbiamo il vassoietto qua fuori all'albergo. Può essere il Baris, chi vuole il Baris? Io voglio il Baris. Però mo sto bevendo tutto da sole. Per stare insieme a te, buongiorno, buon anno e buon primo gennaio, vero amore? Sì. Allora, stiamo facendo la passeggiata a Rimini. Questo che cos'è? Arco d'Augusto. Quindi stamattina ci facciamo sto giretto e poi direzione casa. Oh, vediamo. Ciao Anna! Ciao! Sto centro storico, ciao! Ciao! Facciamo la passeggiatina da turisti. Sì, dai, non potevamo. Perché poi c'è gente, eh? Wow! Ah, siamo dietro all'arco. Qua si poteva fare la foto. Noi siamo qui, ragazzi. Qua c'era un palco che avevano fatto qualcosa. Noi siamo qua. Siamo in questo ponte, bellissimo. Ponte Tiberio. Ponte di Tiberio. Ci troviamo in un ristorantino. Il bambino sta mangiando il pane. Verso in mezzo alle montagne. Siamo verso Gubbio, vicino a Gubbio. Cioè, a me le montagne, ragazzi, ditemi tutto quello che volete, ma a me. No. No, sono il male. Per me, perché soffro la montagna. E abbiamo pensato in maniera così, senza sapere. Senza informarmi, senza sapere, di andare a Perugia, ma Perugia, la strada Perugia-Rimini, a parte le gallerie, ma che voglio dire, anche quelle sono il male, anche le montagne, sono montagne. Ci siamo fermati in questo ristorantino sperduto nel campo montagne, carino, cioè speriamo di mangiare qualcosina, però. Adesso siamo quasi ormai più di metà strada per arrivare a Perugia. Il problema è capire poi dopo da Perugia a Bari se è la stessa cosa. Non faremo il ritorno da questo lato, dovremmo scendere, quindi non faccio indietro. Ma penso che le montagne ci saranno lo stesso, non so quante. Spero di riuscire a mettermi subito nell'Adriatica, però non è così, perché sicuramente c'è da entrare. Vabbè, abbiamo mangiato, lui adesso sta mangiando la pasta, questa è la nostra polenta, con cinghiale. Abbiamo già spazzolato tutto il tagliere.
scalieri tra salame e stuzzicheri vari. Non avevamo il tempo di fare la fotografia. Questo è buonissimo, eh? Sì. Il waffle, che già mi sono mangiata un po', col gelato e la Nutella sopra. Wow! Anch'io. Oh. E siamo al primo McDonald's dell'anno. Non lo so, siamo se lo meno o no. Questo sono a noi, papi. E vabbè, abbiamo preso un Happy Meal, la bambina, le cantine, baby, e il... no, questo no, ragazzi, no, papi a me. Sì, amore. E poi l'Happy Meal al bambino con i nuggets. Per diventare forte. Wow, meglio quelle che non le patatine. Iniziamo bene, non direi, perché voglio dire, cioè, no, bene proprio no l'anno, però finiamo, diciamo, la giornata almeno per Leon con le carotine e nuggets, e domani si va al mercato, papi, a comprare domani portiamo al mercato, dai. Si va a comprare le verdure, quindi facciamo uno svuoto della spesa di verdure, iniziamo così, perché ho deciso che mangeremo sempre solo verdure. Buono. No, vabbè, e legumi e pane magari integrale, ecco, pasta, basta, il momento, ah, basta. Questo sarà l'ultimo panino col pesce che mi mangio al McDonald's. Niente, ragazzi. Leon si mangia le carotine, qua ci sono i nuggets, amore, e il formaggio. C'è il formaggio? Due salse agrodolce, chi l'ha messo i due? Ah, ecco, ok. Va bene, io mi sono preso un po' di spray da te, papi. Piccante? Ok. Ci vediamo dopo quando arriviamo a casa. Allora, amici, niente, siamo tornati a casa, dietro sfondo ancora natalizio, ma oggi vediamo, papi, se riusciamo a togliere un po' di cosine. Salve. Ecco, papi, Leon sta nella sua camera, siamo andati al mercato, ovviamente ieri ci siamo ritirati, oggi è due, volevamo fare, cioè volevamo chiudere il video di Capodanno ieri sera, ma ci siamo ritirati, se c'è qualcos'altro appunto, ci siamo ritirati molto tardi, era l'una e mezza di notte. Per le due, No, le due e mezza, perché sì, abbiamo scaricato, siamo andati a dormire, sì, e quindi... non ce l'ho fatta, il tempo di lavare veloce veloce Leon così a pezzi, oggi farà una bella doccia e quindi metterci in pigiama e metterci a dormire. Niente, quindi siccome vi stavamo dicendo in questo video, che poi è sempre questo video, che facevamo un video del mercato, a sto punto approfittiamo, attacchiamo questo svuota la spesa mercato, cosa abbiamo comprato di verdure, perché da oggi si fa sul serio. Da oggi fino alla Befana, dal 2 al 6. Dal 2 al 6. Vabbè, sì. Poi perché... riprendiamo dopo. Vabbè, la Befana, che cosa? Intanto dobbiamo stare qua. Allora, siccome nascono il 5, nascono i cuccioli di Chanel, e quindi noi saremo a casa anche il giorno della Befana, abbiamo i cuccioli, non si esce, non si esce alla Befana, non si esce il 7, che è domenica, nud, poi inizia la scuola, dall'8 si riprende la... sotto e mi ha fatto cadere il telefono. Asa, togliti di qua innanzitutto, perché siccome c'è la busta fa cadere tutto, siccome Asa non vede, vecchietta. Purtroppo sì. E vabbè, allora facciamo vedere che cosa abbiamo comprato. Con 20 euro. È vero? Sì, con 20 euro al mercato. Tra mercato e Eurospin. Vabbè, sì. A Eurospin siamo passati solo perché ci servivano i panini, quindi un pacco di panini, tre ciabattine, insomma, per Leon e papi. E questi che mi mangio io, questi filoncini con i semini. E i cannellini. Abbiamo preso, questo perché qua. Non mi ricordo, se dobbiamo andare a vedere fuori, se nella dispensa di fuori c'erano questi, c'erano i fagioli. Ho detto, vabbè, lo prendiamo uno e basta, dovevamo passare solo per il pane in realtà. E quindi, perché vogliamo evitare la pasta, io mi sono presa il pane integrale con i semi, loro vabbè, non sono a dieta più di me, però cioè io so più a dieta di loro. Però un po' di pane per accompagnare ci vuole, se no queste verdure non scendono.
Allora, abbiamo comprato un casco di banane dal mercato. Questa sono Chiquita. Chiquita? Bontà. Bonita, veramente. Bonita. Però c'era scritto Chiquita di Cellone, per questo le ho comprate. Vabbè, comunque, questo è un casco di banane. Che poi alla fine mangio solo io e papi, perché li ho banane, non tanto. Poi, ah no, cioè, sono cadute altre due. Me ne ho aggiunte altre due. Che cosa abbiamo comprato? Che cosa sta in questa busta? C'è una busta già di minestrone tagliato, perché io di certo non mi metto a tagliare le verdure. Già sai che mi devo tagliare questo pomodoro intero che sta all'interno. Qua. C'è la patata. La cipolla. E la cipolla, bene. Questo. Minestrone per me e per Dion, perché hanno detto che comunque le zucchine ci sono. E papi è allergico alle zucchine. Io però al momento non le vedo. Ah sì, stanno. Quindi ce le mangiamo io e Dion. Vediamo se moglie lo faccio veloce. Si cuoce nel frattempo, si mangia il passato di verdure lui. E poi me lo tengo anche per me. Che cos'altro sta qua? Non vi dico i prezzi, però totale abbiamo speso 20 euro. Le rape, perché sono passata a casa di mia madre e mi ha dato le orecchiette fresche. Dove stanno, papi? Poi, le orecchiette di Bari Vecchia, che non sono riuscita ad andare a prendere. E abbiamo preso le cime di rapa che facciamo con le orecchiette. Pensavo fossero più cime queste, in realtà. Non sono, sono tantissime. Perché io non mangio queste foglie, anche se sono tenere. Io ne mangio solo le cime. Quindi taglio solo le cime, alla fine ci mangio. Nude. Ho preso 2 kg, queste mi ricordo che costavano 2,50 euro. Yes. E quindi ho preso 2 kg. Poi, questo quant'era? Non lo so, 1 euro di pomodori. Sì. 1 euro di pomodori ciliegine. Mi ha dato questa bella bustina. Alla fine, quando vai all'Eurospin, paghi pure di più. La... 1,50 euro. Ed è così. Sì, anche di più, 1,99. Qua che cosa abbiamo comprato? Non posso andare al mercato e non comprare la mia verdura preferita. Un mazzolino di fiori. Il broccolo e il cavolo verde. Questo è locale barese. E quindi l'abbiamo comprato. Ci uno divertiremo tra verdure e legumi. Uno e uno, sì, alterniamo con i legumi. Poi li mettiamo qua nella busta. Che altro sta qua in quest'altra busta? E ultima, eccola. Allora, ho comprato le zucchine. Quante ne ho comprate? 1, 2, 3, 4, 5 zucchine. Erano belle, belle, lucide, lucide. Guarda come sono lucide, carine. E quindi ho comprato 5 zucchine. Così me le tengo e le facciamo, perché di solito con una così riesco a fare la pasta a me e a Leon. Quindi, papi, non se ne mangia. Ripeto, magari una me la faccio la poverella. Peperoni, questi sono belli, sono arancioni. Mi piaceva questo colore bello intenso, ne abbiamo comprati 3. 3 peperoni, che poi non sono grandi, sono piccolini, però. Sempre da fare con la pasta. Siccome abbiamo 2, mi sa, peperoni nel frigo verdi, quelli nostri, del nostro orto. E allora... gli ultimi 2 che abbiamo tirato. E quindi magari con questo arancione facciamo... Li mischiamo e faccio in padella. Io li taglio tutte a listarelle, come si chiamano? Julienne? La Julienne. A fettine, a fili, vedete, tipo spaghetti. Col coltello così li affetto. Così li affetto. E praticamente li metto nella padella con un po' di olio e un po' di sale. Se ci sono i capperi li metto, se no niente. E vado, e ci aggiungo anche l'acqua per farli cuocere. E dopodiché li frullo tutti e si fa questo, diciamo, sughetto, questa crema sughetto di peperoni, che a Leon piace tantissimo nella pasta, ci condiamo la pasta e ci mette anche molto formaggio. Ah, vedi che cosa non abbiamo comprato? Formaggio. Non so che cosa sta in frigo. Sì, perché formaggio con la pasta, quindi oggi lui che mangia, ha detto un passato di verdure senza formaggio. Sicuramente sarà. Vediamo che cosa è rimasto in frigo, perché ovviamente poi prima di partire abbiamo fatto un po' di svuota frigo e mi sa che oggi faremo un po' di svuota frigo, finiamo di mangiare quello che c'è e poi iniziamo con queste verdure. Poi ripartiamo. Quindi, adesso faccio, ecco Leon con la sua fisarmonica. Leon, vieni qua, vieni a salutare. Vieni con la fisarmonica, amore. Vieni con la fisarmonica. Vieni a salutare nel video.
Vieni qua con la fissalmone, fai vedere come sei bravo. Ma metti qua. L'hanno scoperta, amore, metti qua, fai vedere la fissalmonica. Oh, che bravo! Ma no, come sei bravo! Allora, amore, salutiamo, diciamo, da questo video vi salutiamo. Vi auguriamo buon anno, amore. Oh, non fa niente. Buon anno. Dai, non fare capriccioso. Buon anno. E ci vediamo. E soprattutto quest'anno iscrivetevi al canale. Vero, Maria, come dici tu? Iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi. Ciao.